Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Da Sete del Dio Vivente, meditazione sul Purgatorio negli scritti dei mistici. Di Giulio Giacometti e Piero Sessa. Questa è la sezione dedicata a Santa Maria Maddalena dei Pazzi che prosegue con il sesto decimo colloquio 20 febbraio 1584. Il sangue di Gesù offerto nella messa è il giovamento più grande per le povere anime. Mercoledì 20 febbraio del 1584 ci trovammo insieme con la diletta anima nel nome del Signore a ragionare in santo colloquio, dove ella ci disse, come ieri mattina, facendosi l'officio dei morti per Madonna Camilla de Bagnesi, si disse di molte messe, onde gli venne in considerazione quanto questo sacrificio del corpo e sangue di Gesù, che si fa dal sacerdote nella messa, sia giovevole per le anime dei morti. E in questo fu tirata in eccesso di mente, dove stette presso 3 ore, tanto che quando ritornò si diceva il miserere, che si canta dopo la messa cantando, e stette in coro sempre ginocchioni a quel modo ratta mentre si cantò tutta la messa, senza mai fare un minimo movimento che pareva morta, nel qual tempo considerò più cose, come si dirà più sotto. E prima la grandezza dell'offerta che si fa del sangue di Gesù in essa messa, dove intese che non si può fare cosa che sia più accetta al Padre eterno e di più giovamento a quelle povere anime che sono nel purgatorio che questa. Perché quel sangue, essendo offerto in quel modo, non può mancare di fare l'ufficio suo che è di purgare. Onde quando il sacerdote ha in mente di volerlo offrire per dette anime, subito quel pensiero, ossia quell'atto di mente, vola in cielo, penetrando con la sua virtù fino al trono dell'Eterno Padre e lo muove a far loro misericordie. Poi, quando il sacerdote lo offre, lo stesso Padre Eterno lo manda in grande abbondanza sopra le dette anime per le quali quel prezioso sangue è offerto in quel sacrificio della Santa Messa. E le purga da quella ruggine del peccato e le fa grate a esso Padre eterno. E intese che questo sangue di Gesù fa presso il Padre eterno propriamente quell'ufficio che fa lo Spirito Santo verso di noi, che ci muove al bene, ci purga, ci gratifica. Così quel sangue muove il Padre a fare misericordia alle anime del purgatorio e poi le purifica. E purificate che le ha le gratifica presso lo stesso Padre, tanto che per la sua virtù vengono ad essere liberate, e tanto più o meno giova questa offerta di esso sangue, quanto esse, mentre erano in questa vita mortale, erano in atto di poter meritare, avevano avuto fede in quello e quanto si erano usate di offrirlo per la salute propria e conoscere la virtù sua. Mi fermo, c'è la seconda parte di questo brano, non penso che andremo oltre perché ci sono già alcune cose importantissime da evidenziare. Primo, che non c'è niente che giovi di più alle anime del purgatorio che il sangue di Gesù offerto nel sacrificio della messa. Io questo lo dico sempre ai funerali, se vogliamo fare un regalo alle anime dei defunti, c'è solo una cosa da fare, fargli celebrare delle messe.
Qui, come al solito, devo ripetere sempre le stesse cose. So bene che sciaguratamente si incontrano delle inaudite e veramente grottesche difficoltà ad avere quello che dovrebbe essere ovvio. Momento che si è interrotta la registrazione. Bene, dicevo, ripeto quello che dovrebbe essere ovvio, cioè che sia il sacrosanto diritto, oltre che il dovere, di far celebrare le singole messe per singole intenzioni, perché una messa cumulata non è equivalente ad una messa celebrata. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. E se questa cosa non ci viene consentita, ricordate sempre che le messe vanno celebrate. Non è importante essere presente, né tantomeno sentire a voce alta il nome. Ci sono centinaia, forse migliaia, di preti che sono senza intenzioni. Racconto un episodio, un mio confratello oggi mi ha chiesto intenzione di messa perché io ce ne ho una autotreno sempre, e questo poveraccio, che peraltro è pure un parroco, quindi non è che è un prete studente, ma ci sono alcune realtà parrocchiali oggi, di piccoli centri, di piccoli paesini, dove a messa non ci va nessuno. E questo mi ha detto che è un mese e mezzo che sta senza manco un'intenzione. Quindi non è che non c'è la possibilità, c'è la possibilità. Basta trovare i canali opportuni. L'unico modo per porre fine a questo abuso ormai universalizzato è non stare a questo abuso, no? Se uno va a chiedere al proprio parroco, come suo diritto, celebri la messa per mia madre, e quello gli unisce altre 40 intenzioni, dice, padre, così non si fa. Grazie del pensiero, farò celebrare questa messa a qualche sacerdote che me la assolve come Dio comanda. Ci sono. Ok. Poi nulla vieta che mentre questo sacerdote celebra, uno se ne va a messa per conto suo, offre la messa con quella stessa intenzione, fa la comunione e amen, no? Seconda cosa molto importante. Il sangue di Gesù ha lo stesso effetto verso le anime del purgatorio che lo Spirito Santo ha nei nostri confronti. Cioè purifica, anzitutto, muove al bene, gratifica. Quindi il sangue muove il Padre a fare misericordia e poi lo purifica. E una volta che le ha purificate, le gratifica, cioè le gratifica presso il Padre, perché gli darà appunto la gloria del paradiso, lo stesso sangue. Ma attenzione, perché qui ci sono alcuni dettagli che ci fanno ricordare che non è che noi in questa vita possiamo fare quello che ci pare, e poi in purgatorio, vabbè, la risolviamo in purgatorio, anche no. Ripeto un passaggio, dice che l'offerta di questo sangue giova più o meno a seconda di quanto quelle anime del purgatorio, mentre erano in questa vita mortale, quindi in atto di poter meditare, avevano avuto fede in quello. Quindi ci avevano creduto nella potenza del sangue di Cristo. E quanto si erano usate di offrirlo per la salute propria e di conoscere la virtù sua. Cosa sta dicendo fuori di metafora? Che supponiamo che ci sia un'anima purgante
che si è salvato per il rotto della cuffia e che è uno che per esempio in chiesa non ci andava mai. Come dire, la forza purificatrice del sangue offerto nel sacrificio della messa per quella intenzione, per quella persona, non è la stessa che se quella persona fosse stato un fedele che si sta facendo il purgatorio per alcuni peccati che ha commesso, ma che durante la vita, nella forza purificatrice del sangue di Gesù Cristo, ci credeva, quantomeno perché andava a santificare il giorno del Signore tutte quante le domeniche. Questo non perché il sangue di Cristo sia più o meno efficace, ma perché per ovvie ragioni di giustizia la sua efficacia varia a seconda del destinatario che trova, secondo sempre l'antico principio che ripeto in continuazione, che omnia recipitur ad modum continentis, tutte quante le cose sono ricevute a seconda di come ha fatto il contenitore. E questo è un altro elemento che ci fa comprendere come noi non è che possiamo bypassare o svicolare o fare finta che non esista la giustizia di Dio, perché esiste come? Tutto ha delle conseguenze. Quindi è meglio che ci pensiamo ora, onde poi non avere delle conseguenze dopo. Detto questo posso riprendere la lettura e concludere il paragrafo. Onde diceva questa benedetta anima, si vede alcune volte fare molto bene per un'anima che sia in purgatorio e più volte nella Santa Messa fatto offrire questo prezioso sangue all'Eterno Padre per la sua liberazione, nondimeno essa sta laggiù per lungo tempo. E questo non viene già per mancamento della virtù di esso sangue, né manco perché l'offerta di esso non sia grata all'Eterno Padre, né ancora per conto del sacerdote che lo ferisce, però che per migliore o peggiore che sia, non si accresce e non si diminuisce la virtù sua, ma tutto il difetto, qui ribadisce quello che ho appena detto e commentato, viene da essa anima che lo riceva, perché mentre era in vita non ebbe in esso quella fede che doveva e non osò di offrirlo e valersi della virtù sua. Quindi quello che abbiamo imparato questa sera, probabilmente lo sapevamo, spero, che non c'è niente di più santo e di più importante della messa per suffragare le anime purganti, ma che l'efficacia di questa offerta non è uguale per tutti, perché non è certamente grande, non per mancanza di virtù propria o del prete che offre la messa, ma per le disposizioni del destinatario, quando una persona in vita se n'è altamente infischiata, detto proprio in termini un po' più feriali, diciamo così, anche se possibili, cioè non volgari. Ultimo capoverso, onde intese che quelle anime che usavano di offrire spesso quel sangue di Gesù, mentre erano in questo mondo per loro e per gli altri, poi nel purgatorio gli gioverà tanto quando sarà offerto per loro, che presto presto saranno purgate e andranno in paradiso. Non potendo fare il maggior suffragio per detti anni di purgatorio, che offrire per loro nella Santa Messa quel sangue di Gesù, ossia lemosine, orazioni, digiuni o altre opere pie che si usano fare per dette anime. Addirittura se dessimo la vita proprio per la loro liberazione, non gioverebbe a un gran pezzo. Se non fossero offerte in unione del sangue di Gesù. E ci disse che intese tanto giovava ciascun suffragio fatto per dette anime, quanto fosse unito col detto sangue di Gesù, e perciò che giovano più i suffragi fatti in comune che quelli che si fanno in particolare. Qui sinceramente non capisco molto bene che cosa voglio dire. Il testo è scritto, io lo sto un pochino italianizzando perché è scritto in volgare del 1500. In ogni caso il concetto, l'ultimo concetto viene espresso in quest'ultimo capoverso, è chiaro, cioè non c'è niente, elemosine, orazioni, digiuni, altre opere pie, che valga tanto quanto il sacrificio offerto nella messa del sangue di Gesù. La più grande opera che possiamo compiere per le anime del purgatorio.